La 49esima edizione dei premi internazionali Flaiano rischia di non svolgersi a Pescara. Dopo l'appello della presidente Di Boni, i consiglieri di opposizione chiedono l'intervento del comune e del sindaco Masci e dicono il primo cittadino deve trovare una soluzione. La città non può perdere una manifestazione così rappresentativa. Proprio ieri la presidente Di Boni ha spiegato che, come avviene ogni anno, prenotiamo con largo anticipo la location per l'edizione successiva. Abbiamo pertanto chiesto all'ente manifestazioni pescaresi che gestisce il teatro Monumento d'Annunzio di potervi svolgere la 49esima edizione. Ieri mattina è arrivata la risposta tramite mail, imposta certificata, nella quale si comunica che il teatro all'aperto non potrà essere concesso perché dovrà ospitare nello stesso periodo richiesto dei premi altre manifestazioni. Vorremmo capire, dice la presidente Di Boni, il perché. E intanto rivolgo un appello ai pescaresi e all'ente manifestazione pescarese e anche al comune. Stamani la conferenza dei consiglieri di opposizione. Ascoltiamo Francesco Pagnanelli e Marinella Sclocco. Soprattutto ci preoccupa il solo fatto che sia uscita questa circostanza preoccupante per tutta la città, perché i premi Flaiano sono ormai un'istituzione culturale per la città di Pescara. Il sindaco Masci ha detto che comunque il premio si farà a Pescara. Sì, trovo molto grave però che sia dovuto uscire pubblicamente il sindaco per ribadire questa cosa, perché c'è qualcuno quindi che ha messo in discussione la possibilità che dopo tantissimi anni i premi Flaiano non si svolgano più a Pescara. È tutta la città che è sconcertata davanti ad un fatto assolutamente strano, diciamo così. L'ente manifestazioni pescaresi che ha detto, sta dicendo no al premio Flaiano, è un ente del comune. Per cui è il sindaco in primis che deve rassicurare non solo Carla Tibboni, l'avvocato Tibboni, ma tutta la città rispetto ad un'iniziativa ormai consolidata. Beh, il sindaco aveva fatto una proposta di riportare le spoglie di Flaiano a Pescara. Sì, non sappiamo qual è la volontà di Flaiano, forse la volontà di Flaiano era quella di rimanere insieme alla moglie e alla figlia, dov'è oggi sepolto, ma comunque insomma, invece di occuparsi di questo, che è una cosa sì, certamente importante, ma non fondamentale, si occupasse di quello che succede oggi a Pescara. E oggi, ancora una volta, un premio così importante deve rincorrere le difficoltà che questa amministrazione ha nell'amministrare.